una sconfitta inutile e inconcludente, così Papa Francesco al termine dell'Angelus. Chiediamo al Signore il dono di menti e di cuori che si dedicano concretamente alla pace. In piazza anche gli agricoltori, con Mucca Ercolina al seguito. La morte di Alexei Navalny, mistero sul corpo scomparso, secondo alcune fonti sarebbe in un ospedale siberiano, il cadavere presenterebbe dei lividi. Biden assassinato da Mosca, proteste in tutta la Russia, 400 arresti, l'ONU garantire un'indagine credibile. Raffica di rincari per le famiglie italiane già in ginocchio per l'inflazione, con l'ostacolo dei blocchi alle merci nel Mar Rosso, benzina alle stelle, in questi giorni in salita i prezzi di gas e luce, dopo i primi stop al mercato tutelato. Febbraio con temperature primaverili, assalto ai parchi e soprattutto alle spiagge, prime tintarelle al sud, nebbie al nord, ma tra qualche giorno il termometro tornerà nella norma del periodo. Cinema e Beniamini dei Festival Fabio e Damiano D'Innocenzo tornano nella rassegna di Berlino con una serie che è un film lungo 6 ore dal titolo Dostoevskij, un thriller che è una caccia all'uomo. Buonasera dalla TG2000, in apertura lo avete sentito, il nuovo appello del Papa per la pace. La guerra, ha detto all'Angelus, porta solo morte e distruzione e non porterà mai la soluzione del problema. In piazza anche gli agricoltori che stanno protestando da giorni. Cristiana Caricato. La guerra sempre è una sconfitta, sempre. Non si stanca di ripeterlo Papa Francesco, mentre le aree di crisi sembrano non lasciare spazio alla speranza. Il pontefice lancia i suoi appelli per il dimenticato Sudan, il nord del Mozambico, dove si devastano case, infrastrutture e chiese, e poi Ucraina e Palestina, scenari di guerra dove la popolazione civile è sotto attacco. Ovunque si combatte, le popolazioni sono sfinite. Sono stanche della guerra, che come sempre è inutile e inconcludente e porterà solo morte, solo distruzione e non porterà mai la soluzione del problema. Preghiamo senza stancarci, esorta il pontefice, la preghiera è l'arma più efficace, chiediamo il dono di menti e cuori dedicati concretamente alla pace. Poco prima, nella sua riflessione sul Vangelo della prima domenica di Quaresima, aveva messo in guardia dai vizi e le passioni disordinate, avidità, ricchezza, protagonismo. Sono come bestie selvatiche e come tali vanno ammansite e combattute, altrimenti ci divorano la libertà. E la Quaresima ci aiuta a entrare nel deserto interiore per correggere queste cose. Da questo pomeriggio il pontefice e la curia romana iniziano gli esercizi spirituali, un momento di silenzio e di deserto. Al termine dell'Angelus anche il saluto agli agricoltori e ai coltivatori arrivati in piazza San Pietro con un trattore, dono per il pontefice, un modo per ringraziarlo dello spazio dato alle loro ragioni. In piazza anche Ercolina 2, la mucca diventata simbolo della protesta degli agricoltori che va avanti ormai da giorni. È scritta direttamente Sua Santità, di pugno, un foglio così, ho spedito, e con numero di telefono. Ho avuto una chiamata anonima che mi ha detto che eri segretario del Papa, se volevo venire all'Angelus del 18 febbraio ci aprivano le porte. In Medio Oriente, dove il premier israeliano Netanyahu chiede al governo di respingere qualsiasi tentativo di imporre ad Israele in maniera unilaterale uno Stato palestinese, si ferma intanto l'ospedale Nasser di Gaza. Marco Burini. Nessun arcobaleno nel cielo di Rafa. Qui aspettano ancora il diluvio. Non che missili e bombe non siano già piovuti, anzi, la razione quotidiana di morti è garantita. Il compianto dei cari avvolti nei kafan, i sudari della tradizione islamica, è un appuntamento fisso. Da quel maledetto 7 ottobre i morti in tutta la striscia di Gaza sono quasi 30.000, una montagna di cadaveri spaventosa. Eppure potrebbe sembrare piccola se l'esercito israeliano prendesse d'assalto questa città. L'ultima non ancora attaccata via terra, dove sono ammassate 1,5 milioni di persone. Netanyahu non vede l'ora. Per lui i civili sono soltanto un ostacolo nello scontro con Hamas. Scontro totale, guerra senza quartiere, quartieri interi rasi al suolo. Non è una guerra, è un genocidio, come quando Hitler decise di eliminare gli ebrei, accusa il presidente brasiliano Lula. Frasi vergognose, fare il paragone con la Shoah è varcare la linea rossa, ribatte furibondo Netanyahu. Il suo governo ha approvato all'unanimità la risoluzione con cui Israele si oppone a qualunque riconoscimento di uno Stato palestinese. Per Netanyahu sarebbe un premio al terrorismo. La diplomazia annaspa. Anche il Qatar ormai ammette che i negoziati sugli ostaggi e la tregua sono a un punto morto. Macron e Al-Sisi chiedono di fermare l'offensiva su Rafah. Ma intanto il presidente egiziano fa costruire una grande barriera di cemento al confine. Ha tutta l'aria di una diga per fermare la marea umana. Nel frattempo si è fermato
chiamato l'ospedale Nasser. Dopo i raid non funziona più e i pazienti muoiono. Non ci sono più cure, non c'è nessuna pietà. Un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni colpite dal conflitto in Terra Santa, la colletta nazionale che si è tenuta oggi in tutte le parrocchie italiane promossa dalla CEI. Questa iniziativa vuole essere un modo concreto per farci prossimi, spiega il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. In Russia continua il giallo sulla morte di Alexei Navalny. Secondo alcune fonti si troverebbe all'obitorio dell'ospedale di Salekard e sul suo corpo sarebbero stati individuati diversi lividi, dubbi sulla versione di Mosca a proposito del decesso per sindrome da morte improvvisa. Antonio Soviero. Il corpo di Alexei Navalny si troverebbe nell'obitorio dell'ospedale della città di Salekard, nell'estremo nord della Siberia. Presenterebbe diversi lividi, forse provocati da convulsioni, e uno sul petto, forse compatibile col massaggio cardiaco. Lo rivela il giornale Novaya Gazeta Europa, che cita informazioni rilasciate da un dipendente paramedico anonimo, che però non sarebbe testimone oculare. Si infittisce il giallo sulla morte venerdì in un carcere siberiano per sindrome da morte improvvisa dell'oppositore numero uno di Vladimir Putin. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Navalny sarebbe deceduto poco prima del suo rilascio nell'ambito di uno scambio di detenuti tra Stati Uniti, Germania e Russia. Ma sono solo ipotesi. Non c'è nulla di certo sulle cause della morte di Navalny, sul cui corpo non sarebbe stato ancora fatta l'autopsia. Intanto, i suoi sostenitori continuano a deporre fiori davanti al muro del dolore di Mosca e chi manifesta viene arrestato. Circa 400 i fermi eseguiti finora. 726 giorni di guerra in Ucraina. Dopo la conquista della città di Avdiivka, nella Donetsk, i russi avanzano di altri 8 chilometri, mentre gli ucraini respingono un assalto degli invasori sulla linea del fronte a Zaporizhia. E Putin ritorna a manifestare disponibilità al dialogo con Kiev, chiaramente alle sue condizioni. Se non fosse stato per l'Occidente, afferma lo zar, la guerra sarebbe finita un anno e mezzo fa, dopo il fallimento della controffensiva estiva. Da settimane l'esercito ucraino è in serie difficoltà. A giugno arriveranno i primi F-16, ma giugno è ancora troppo lontano. Il G7 dei ministri degli esteri, riunito in questi giorni a Monaco sotto la presidenza italiana del ministro Antonio Tajani, ha espresso indignazione per la morte di Navalny, denunciando l'inaccettabile persecuzione del dissenso politico da parte del regime di Putin, pur senza mai citare direttamente il presidente russo. Dal G7 la richiesta alle autorità russe di chiarire pienamente le circostanze della sua morte, l'ONU garantire una indagine credibile. Ora la tragedia di Firenze questa mattina sul cantiere dove è venuto il crollo che ha causato 4 morti accertati con un quinto corpo ancora sotto le macerie. Il sopralluogo del ministro del lavoro Calderone, faremo tutti i controlli necessari. Le sue parole, Marino Galdiera. Ancora non si sa nulla della quinta vittima, l'operaio sepolto sotto le macerie del cantiere S. Lunga a Firenze. Il più giovane tra i deceduti aveva 24 anni, era originario del Marocco e abitava nel Bresciano. Gli è crollato tutto addosso, a lui e ai suoi compagni, anche loro nordafricani. Il più grande aveva 54 anni. Dietro i loro nomi ci sono storie di immigrazione e di necessità economiche, di gente partita da altri paesi che manda i soldi a casa. Erano trasfertisti, si spostavano da una parte all'altra dell'Italia, spediti a lavorare dove aprivano nuovi cantieri. L'unico operaio italiano morto è un 60enne, originario di Teramo, ma residente in provincia di Livorno. Il ministro del lavoro Calderone, in visita stamane al cantiere, afferma che il governo è presente e che è pronto a intervenire con norme più incisive per la sicurezza sul lavoro. Il crollo è avvenuto venerdì mattina, quando ha ceduto una grande trave del quarto piano dell'edificio in costruzione. Subito dopo è venuto giù l'intero piano, travolti gli uomini che stavano livellando il calcestruzzo ai piani più bassi. Sull'origine dell'incidente al momento le ipotesi sono due: o un cedimento strutturale del prefabbricato, un errore in fase di posa della trave. I 4 operai stranieri vivevano tutti in Lombardia, a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. Non è ancora accertato se fossero in regola con i permessi di soggiorno. Qualora non lo fossero stato, si ipotizza il reato di impiego di manodopera irregolare nei lavori dati in subappalto. La parte principale dell'inchiesta condotta dalla La Procura di Firenze indaga per omicidio plurimo colposo e crollo colposo.
La sicurezza costa, ma la vita ha un valore che non può mai essere calcolato. Così il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, intervistato riguardo alla sicurezza sul lavoro dopo il tragico crollo a Firenze. La rabbia deve diventare lucidità per evitare ipocrisie di discorsi retorici di facile morale. Bisogna trarre le conseguenze. Uno dei problemi più grossi sono i controlli e i ribassi. La grave situazione geopolitica di questi ultimi 4 mesi, oltre che ai terribili costi in vite umane, frena l'economia italiana legata alla navigazione nel Mar Rosso. Sentiamo Franco Rossi. 35 milioni di euro al giorno. Solo negli ultimi 3 mesi l'Italia ha perso 3 miliardi e 300 milioni per mancate o ritardate esportazioni. I dati sono di Confartigianato, che calcola l'impatto del calo di traffico di navi mercantili tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso sui flussi commerciali dell'Italia verso Oriente, un fattore che contribuisce all'aumento delle spese delle famiglie italiane. In generale la spesa generica, quello che prendevo prima con la stessa quantità, adesso compro la metà, quasi la metà delle cose. Sicuramente possiamo vedere un aumento prezzi generalizzato degli alimentari, diciamo di tutte quelle che sono le spese correnti. Probabilmente è una lunga coda dall'aumento dell'energia del precedente anno, al momento però non ritornati ai prezzi ante crisi energetica. Questo lo vediamo nella spesa corrente di tutti i giorni. Tra i costi per famiglie e cittadini incidono anche le multe stradali. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e dalle loro tasche, sono usciti l'anno scorso 1 miliardo e 535 milioni di euro in sanzioni comunali relative al codice della strada. Parcheggi. Parcheggi? Sì, purtroppo. Per il disco orario scaduto. Sì. Allora, su questo io evito di prendere la macchina giustamente per ragione di spese. No, uso i mezzi. Milano è coperta totalmente, quindi non abbiamo bisogno di avere la macchina in mano, non serve. Grazie. Tragedia sfiorata questa mattina in Alto Adige, dove un elicottero biposto del tipo Gabri è precipitato, probabilmente a causa di un'avaria in zona Vallarsa. A bordo 2 persone, padre e figlio, rimaste ferite in modo non grave, trasportate all'ospedale di Bolzano. Sull'incidente è stata aperta una inchiesta. Ed ora il meteo. Quella di oggi è stata una domenica primaverile in tutta Italia, ma dopo il caldo del weekend, l'inizio della settimana vedrà molte nubi sull'Italia. Intanto in Sicilia tutti al mare. Clara Iatosti. È stata una splendida giornata, una domenica di febbraio decisamente insolita. In particolare al sud i catanesi hanno approfittato delle temperature miti, che oggi si aggiravano intorno ai 18 gradi, per andare al mare a prendere un po' di sole o a fare un bagno. Vengo tutti i giorni al mare perché grazie a Dio in questa nostra terra siciliana abbiamo sempre belle giornate, il sole c'è sempre a palla e quindi vengo tutti i giorni. Oggi a maggior ragione, con una giornata bellissima come questa, non potevo mancare. Io da 40 anni che faccio i bagni tutto l'anno, anche d'inverno, non ho né raffreddore né influenza, questo posso dire. Poi vengo qua per fare il bagno e per dare da mangiare alle colombe, che sono delle... sono degli animali meravigliosi. Secondo le previsioni, in serata sulle regioni centrali adriatiche sono in arrivo piogge deboli che potrebbero arrivare al sud e alle isole nella settimana entrante. I meteorologi parlano infatti per i prossimi giorni di un indebolimento dell'anticiclone subtropicale che dovrebbe cedere nel fine settimana del 23 e lasciare spazio alle consuete temperature di febbraio. Ma intanto chi può si gode questo magnifico sole, mentre al nord si fanno i conti con la nebbia. Solo dopo 6 ore è stata riaperta l'autobrennero, chiusa stamattina intorno alle 7. Ed ora l'allarme dell'ONU, una specie migratoria su 5 è a rischio estinzione. Federico Plotti. Perdita di habitat, riscaldamento globale, inquinamento, caccia e pesca illegale. Quasi la metà delle specie animali migratorie in declino, 1 su 5 a rischio estinzione. E secondo un report delle Nazioni Unite presentato in questi giorni a Samarcanda, in Uzbekistan, le cause sono tutte da ricondurre all'attività dell'uomo che ormai da secoli influisce in maniera determinante sull'equilibrio naturale e sulla biodiversità del nostro meraviglioso pianeta. Si
Si tratta di forme di vita che da sempre si spostano in tutto il mondo, dal mare alla terra fino al cielo. Lo fanno principalmente per nutrirsi e riprodursi, ma hanno anche bisogno di siti adatti, sempre più rari, per fermarsi temporaneamente durante i loro viaggi. Squali, balene, uccelli, tartarughe marine sono solo alcune delle specie che nei prossimi decenni rischiano seriamente di scomparire. Un allarme globale che deve scuotere governi e istituzioni di tutto il mondo. La natura da sola non può più salvarsi. Per preservare la nostra casa comune, oltre a una nuova cultura ambientale che riguarda tutti noi, servono anche però politiche più mirate ed efficaci in tema di conservazione e rispetto degli ecosistemi naturali. Oltre 80 persone sono state soccorse la scorsa notte in due operazioni nel Mediterraneo. Una persona è stata trovata morta, un'altra è morta a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere. Tre persone risultano disperse. Medici Senza Frontiere aveva ricevuto una segnalazione da Alarm Phone su un gommone in pericolo nelle vicinanze del quale sono state soccorse 60 persone. Un sopravvissuto in condizioni critiche è morto poco dopo il soccorso. Codogno non dimentica. Mercoledì prossimo, 21 febbraio, la città dove fu tolto il velo al contagio arrivato in Italia dalla Cina commemorerà le vittime del Covid-19 nel giorno in cui tutto ebbe inizio, il 21 febbraio 2020. Antonella Mitola. Codogno si appresta a ricordare il quarto anniversario della scoperta del Covid nel nostro paese e a rendere omaggio alle tante vittime. Al pronto soccorso della città viene rilevato il primo tampone positivo sul paziente zero, che verrà poi trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia. Oggi, a 4 anni di distanza, cosa possiamo dire di aver appreso da quella difficile esperienza? Penso che è rimasto veramente poco. Innanzitutto la resilienza, e questo vedo che insomma è un modo generale manca generalmente. Poi forse un'attenzione maggiore verso il sistema sanitario, sicuramente, perché insomma ogni giorno si parla di quelle che sono le carenze, i problemi del sistema sanitario, e in quel momento invece è messo a dura prova, ha reagito, quindi forse sarebbe stato utile da parte dei decisori avere un'attenzione maggiore verso questo prezioso sistema sanitario. A Codogno la vita è tornata alla normalità, ma il ricordo di quei giorni terribili resta. Bruttissimo, bruttissimo. Cioè, io in quei giorni lì ho detto, qui ci hanno abbandonato completamente, perché il primo nome è stato il paese di Codogno. Quando rivedo il parco, che era l'unica cosa che io potevo uscire grazie alla scusa del cane, il cimitero che io abito lì e l'ospedale, che erano i punti più fotografati, più ripresi, che io ce li ho qua vicino, sì, ti viene sempre in mente. La pandemia, con tutta la sua scia di sofferenza, però ha contribuito a ridare slancio alla solidarietà sul territorio. Questo ha dato molta carica anche alle realtà che operano specialmente a favore dei più deboli, degli anziani, eccetera. Penso alla nostra Caritas, ma anche altre associazioni che ci sono. Non dico che si sono rianimate, comunque hanno preso molta carica anche a partire da quell'evento lì così difficile. E ora il tennis. Jannik Sinner vince in finale nel torneo di Rotterdam contro De Minauri. Il tennista australiano è stato battuto dall'azzurro 7-5, 6-4. Sinner è già sul podio dei migliori ATP e da domani sarà il numero 3 al mondo. Andiamo ora a Berlino, dove è in corso il Festival del Cinema. Oggi è stata presentata Dostoevsky, una serie di 6 puntate scritta e diretta dai Fratelli d'Innocenzo, un thriller con una caccia al killer. Per noi a Berlino c'è Fabio Falzone. Siamo a metà strada tra Zodiac e Manhunter, la provincia italiana, un serial killer efferato che massacra senza un motivo, un poliziotto sempre più in difficoltà, Filippo Timi, il rapporto con sua figlia. I Fratelli d'Innocenzo tornano a Berlino, che li aveva battezzati con la terra dell'abbastanza e premiati con favolacce. E lo fanno con il formato del momento, la serie. A me ha messo una paura terribile questa serie. Ma guarda, uno vede nelle serie quello che ha dentro. Ah sì, quindi sono io. Allora. Però il primo coraggio, cioè secondo me il primo atto di coraggio è accendere la luce dei sentimenti. Quindi evidentemente ti parla archetipicamente dentro chissà cosa. È molto di atmosfera.
Una serie che è praticamente un film lungo 6 ore e che da giugno arriverà anche al cinema, per quanto diviso in due parti, mettendo a dura prova l'affetto dei fan, che sono tantissimi, dei fratelli di Innocenzo. Eppure vale la pena di scoprirla anche al cinema, credo, no? Sì, ti faccio un esempio molto pratico. Io andrei, perché sono un nerd del cinema, io amo il cinema, e quindi il mio test sono io in questo caso. Siamo riusciti a farci questo regalo. Dico farci in maniera inclusiva rispetto al pubblico, perché tante persone andranno per vederla in grande, perché è una serie girata in pellicola, certo, girata con una grandissima cura formale, e questo non vuol dire che sia una serie glamour, perché non lo è. E tutto per ora, vi lascio al meteo e alla Santa Messa ricordandovi che questa edizione del telegiornale è disponibile anche sull'app Play 2000. Grazie per averci seguito, la nostra informazione torna alle 20:30, a più tardi.